Salve Cookie, ben arrivati nella mia cucina errante. Che cosa facciamo oggi? Facciamo degli involtini. È un piatto classico, un piatto storico. In tutte le famiglie si fanno gli involtini. Questi li facciamo, come al solito, un po' diversi. Allora, con cosa li facciamo? Con l'arista di maiale. Ho comprato delle fettine di arista di maiale molto fine e morbide. Poi ci mettiamo del lardo, forse li mettiamo dentro e fuori, non lo so, vediamo, della granella di nocciole, dei carciofi, un misto di aglio e prezzemolo, delle sottilette Kraft, della menta e delle erbe di Provenza. No, le sottilette non sono Kraft. Allora, le sottilette sono quelle della Conad e sono alla scamorza affumicata. Sono molto buone, non hanno un prezzo eccessivo per essere sottilette, cioè sicuramente non sono care, e devo dire che danno un sapore particolare. Vabbè, voi sapete che io amo molto l'affumicato, quindi ovviamente sono sempre propensa ad usarlo. Adesso che cosa faremo? Allora, prima di tutto preparo i carciofi, quindi metterò nella padella, c'è già del burro, guardate, ci ho messo un pezzettino di burro, ci metterò un po' di olio, poi metterò il battuto di aglio e prezzemolo, che sta qua, vedete, carciofi fatti a pezzettini a lamelline fine, li faccio andare qualche minuto e nel frattempo, mentre si fa, preparerò gli involtini mettendo su ogni fetta un pochino di granella, dopodiché metterò un pezzettino piccolo di lardo, una fetta di questa sottiletta, poi chiudo stecchino e metto fuori ancora una fettina di lardo esterna. Quindi quando tutti sono pronti li aggiungerò ai carciofi che si stanno cuocendo e li farò cuocere a fuoco dolce, nel caso aggiungendo un pochino di acqua se vedo che la salsa si è troppo ristretta. Quindi intanto cominciamo, Cookie, a cucinare. Pronti? Via! Sono pronti. Che cosa ho fatto? Li avete visto? Ho messo un po' di granella, un po' di sale, la fettina di pancetta piccola, poi ho arrotolato, l'ho bloccato con uno stecchino e ci ho messo intorno una pancetta un po' più grande. Adesso le aggiungo tutti insieme alla salsa ai carciofi, così. Esatto. Metto un po' di erba di Provenza sopra gli involtini, e poi aggiungo un pochino d'acqua e lascio cuocere per qualche minuto, anche un pochino di più di qualche minuto. Dobbiamo cuocere, poi li gireremo. Quindi chiudo, alzo un pochino. Allora, Cookie, questa è la ricetta. Come vedete è molto semplice, come al solito facile da fare. L'abbiamo cotta in quarto d'ora, 20 minuti al massimo, cioè tutto compreso, dalla cottura dei carciofi alla cottura degli involtini. L'arista di maiale è una carne molto morbida e carina, ma con la pancetta intorno l'abbiamo resa ancora più morbida e saporita. Vi auguro buoni chilometri. Noi siamo a Terracina, dove ci stiamo a godere il pesce
nella maniera che credo che molti di voi conoscano, il magnifico parcheggio che c'è a Terracina e i negozietti dove si può comprare il pesce qui intorno. C'è anche un ferramenta che è specializzato molto spesso in cose del campeggio, dei camper, perché appunto tipo le chiavi, queste cose qui, perché siccome sono sempre tanti camper, lui è lì presente. Quindi io vi auguro buoni chilometri, mi raccomando mettetemi un like se la ricetta vi è piaciuta e arrivederci Cookie, alla prossima ricetta, ciao!